Esatto, il tema di vittime del Covid qua ad Alzano, siamo stati sulla piazzetta principale accanto a un bar che era un punto di ritrovo dei vecchietti. Qua il Covid ha fatto una strage. Graziella, in merito alla storia di suo padre, ci voleva anche raccontare quella che è stata un po' la sorte degli anziani qua di Alzano in tutta, un po' in tutta la Lombardia. Sì, mio papà praticamente è deceduto appunto alla clinica Gavazzeni, e quando io mi sono recata il giorno del suo decesso per ritirare i suoi effetti personali, ho parlato con il medico che aveva fatto il triage il sabato precedente al suo arrivo, e alle domande mie io gli ho chiesto: ma mio papà non aveva possibilità di essere intubato, di essere assistito in modo diverso? Lui ha fatto spallucce e ha detto aveva 79 anni. Quindi avete lasciato posto a quegli altri, a quelli più giovani? Sì, ha detto, abbiamo lasciato posto a quelli più giovani. Questa è stata la sorte di mio padre, che non ha avuto possibilità, non ha avuto scampo, e hanno deciso loro della sua morte. Allora, questo è un ulteriore elemento. Ecco, lo chiedo anche alla professoressa Fornero, una cosa che abbiamo sentito in quei giorni terribili, la necessità di scegliere in alcuni casi, e questa sensazione che sei anziano e vabbè... insomma, in qualche modo no, ci stava, e che invece è una cosa terribile per un paese come il nostro, che ha una popolazione anziana, ma anche delle famiglie unitissime. Per noi i nonni, i genitori, sono davvero le radici fondamentali per andare avanti.